La spranga universale ha una confezione personalizzata con foto di possibili installazioni. E tutti i componenti, per qualunque tipo di montaggio, sono compresi nella confezione. Per prima cosa, misurare le dimensioni che la spranga dovrà avere. Svitare ed eliminare le viti che fermano provvisoriamente le testate al carter esterno in acciaio, poi sfilare le testate. Con la chiave a brugola in dotazione, allentare la vite che blocca le aste e sfilarle. Mettendo poi da parte i componenti di collegamento fra aste e meccanismo. Determinare sul carter esterno in acciaio la misura della quale la spranga dovrà essere accorciata ed inserire l'accessorio guida per l'accorciamento in dotazione in corrispondenza di questa misura. Procedere all'accorciamento utilizzando a piacere un seghetto da ferro oppure una smerigliatrice flessibile. Eliminare con una lima idonea le eventuali bave derivanti dal taglio. Accorciare ora della medesima misura, sempre utilizzando l'accessorio guida, anche la parte tubolare delle aste, non le estremità dei catenacci che sono in acciaio pieno. Nell'installazione orizzontale supporte, la distanza della testata della spranga dal filo esterno del lato battente deve essere di circa 2 cm. Togliere le coperture estetiche nelle testate e segnare all'interno dei fori della prima testata la posizione che dovranno avere le viti di fissaggio. Fissare quindi la prima vite autofilettante nella testata del lato battente. Poi segnare la corretta posizione della testata lato cardini, considerando una distanza minima di 3 cm dal filo esterno. Verificare l'allineamento della spranga. Segnare la corretta posizione della testata e delle relative viti dal lato cardini. Segnare anche dove effettuare i fori per l'eventuale cilindro passante. Scegliere una fresa a tazza di diametro 20 mm ed effettuare i due fori necessari all'inserimento di un doppio cilindro profilato. Come alternativa al metodo appena descritto, per l'identificazione dei punti di fissaggio è anche possibile usare la dima stampata nell'ultima pagina delle note istruzioni. Reinserire i componenti di collegamento fra aste e meccanismo, come mostrato nel filmato. E con la chiave a brugola stringere le viti che bloccano le aste accorciate a misura. Per calcolare la lunghezza del cilindro passante è necessario verificare lo spessore della porta e considerare che il lato interno del cilindro, per consentire il funzionamento della spranga, deve essere almeno 25 mm. Liberare, avvicinando le aste, l'asola per l'introduzione del cilindro e inserirvi il cilindro con il lato lungo dalla parte posteriore della spranga. Inserire sulla chiave a brugola il grano filettato in acciaio. Il meccanismo è adatto anche a cilindri con nottolino DIN a 30 gradi, come si vede in questo esempio. Ruotando la chiave, liberare il foro laterale di fissaggio, dentro cui inserire il grano filettato, avvitandolo poi completamente fino a battuta. Dopo averle liberate dalle viti, reinserire le testate nella copertura esterna, coprendo in maniera esteticamente gradevole le estremità accorciate del carter esterno. Applicare quindi la spranga in corrispondenza dei punti segnati in precedenza e fissarla con le viti in dotazione. Sono fornite di serie anche le controbocchette per il montaggio orizzontale e gli spessori per recuperare le eventuali differenze fra il piano di fissaggio della spranga e quello delle controbocchette.
La distanza fra testata della spranga e controbocchetta dal lato cardini deve essere almeno di 5 cm. La controbocchetta può essere fissata con i due tasselli da muro in dotazione, utilizzando se necessario gli spessori, come mostrato nel filmato. Rispettando le distanze consigliate al lato dell'apertura, non ci sarà interferenza fra testata e controbocchetta. Se non fosse possibile usare i tasselli da muro, ciascuna controbocchetta può essere fissata anche con quattro viti autofilettanti fornite di serie. A fissaggio effettuato è possibile inserire la mostrina interna del cilindro e nascondere le viti delle testate con le relative coperture estetiche. La rotazione in senso orario della chiave nel cilindro fa fuoriuscire i catenacci che chiudono la spranga universale. Per corazzare i doppi cilindri passanti è possibile utilizzare la rosetta di sicurezza in acciaio carbonitrurato fornita in dotazione. Utilizzando la ghiera interna come dima, effettuare due fori guida di diametro 6 mm. Con una punta da 7 mm allargare poi i fori. La rosetta di sicurezza è regolabile fino a 5 mm per adattarsi alla sporgenza del cilindro. Fissare ghiera e viti dall'interno per bloccare la rosetta sul lato esterno. Sull'interno una specifica mostrina estetica circonda il cilindro e copre le viti di fissaggio della rosetta di sicurezza. Vediamo ora come il cilindro sia protetto dalla rosetta di sicurezza, la cui forma conica ne impedisce lo strappo e la cui piastrina rotante in acciaio cementato e temprato contrasta l'azione del trapano. Vediamo ora altre possibili applicazioni della spranga universale Viro. Ecco gli accessori in dotazione per le installazioni in verticale. Gli spessori sono utilizzabili anche con il cavallotto regolabile, che può essere fissato con viti truciolari o tasselli da muro. Segnare la posizione ed effettuare il foro per alloggiare la bocchetta a pavimento. È possibile utilizzare la predisposizione che si trova sotto la mostrina in nylon in tutte le applicazioni in cui sia presente una maniglia. Sarà quindi sufficiente utilizzare un quadro maniglia della lunghezza adeguata. Nelle applicazioni ove non serve un cilindro passante è utilizzabile un mezzo cilindro che si fissa nello stesso modo visto in precedenza. Regolare il cavallotto in base alla posizione del catenaccio, poi stringerlo con una chiave da 10. Vediamo come la spranga universale si adatti molto bene, sia funzionalmente che esteticamente, all'installazione su porte, finestre. Anche l'utilizzo per rinforzare persiane scuri è particolarmente indicato ed il montaggio è agevolato dalle due bocchette a murare in dotazione. Nelle porte con cornice prive dello spazio necessario al lato della serratura esistente, sulla spranga si usa un mezzo cilindro. Poi si sfrutta la predisposizione per un cilindro passante coperta dalla relativa mostrina in nylon che si trova ad interasse 85 mm rispetto al foro maniglia. Inserendo quindi nel foro passante un cilindro con misure idonee, è possibile attraversare la spranga e comandare la serratura esistente. Anche la mostrina interna per il cilindro passante è in dotazione.
In casi come questo, se il mezzo cilindro della spranga viene scelto in KA stessa chiave con il cilindro che comanda la serratura, con una sola chiave è possibile azionare serratura e spranga come mostrato nelle immagini. Per l'applicazione sulle porte basculanti da garage sono fornite di serie piastre di fissaggio con perni filettati e dadi. Le piastre consentono di ancorare in maniera solida la spranga universale anche su superfici di spessore ridotto. A richiesta è disponibile un kit di allungamento composto da una coppia di aste con l'estremità in acciaio pieno e relative testate. Semplicemente avvitando le aste nell'estremità dei catenacci e fissandole con le testate è possibile estendere la lunghezza della spranga fino a 4 metri. Grazie al kit di allungamento, anche accessi molto ampi possono essere ben difesi con la spranga universale. Dato l'efficace sistema di giunzione delle aste, è addirittura possibile utilizzare più di un kit per superare i 4 metri. Oltre al marrone, al nero ed al grigio alluminio, la spranga universale è fornita anche di colore bianco per infissi in PVC, altri colori a richiesta per quantità. Sono disponibili anche innovative versioni con antifurto elettronico incorporato. L'antifurto funziona con 4 pile alcaline da 1,5 volt e con una qualsiasi scheda SIM. Con l'elettronica attivata, l'antifurto si pone in allerta semplicemente chiudendo la spranga. I tentativi di effrazione vengono rilevati dal sensore di vibrazione e un messaggio SMS di allarme avvisa i cellulari dei proprietari. Chiamando il numero della SIM nella spranga, grazie ad un microfono interno, è possibile ascoltare che cosa avviene nell'ambiente per decidere se rientrare e/o chiedere aiuto. Grazie dell'attenzione.